solo? L'ultima è questa. Va bene, sei crostatine, va bene. Ah, guardate, okay, che fragole. Ah, però c'è una, poi mi serve un altro pentolino, Paolo, per fare la colla di pesce, per fare il. Sì. Un altro pentolino, Paolo, sì, grazie. Io mi taglio pure. Guardate che fragole meravigliose. Vorrei dire che sono veramente bellissime. Molto belle. Pronto? Pronto, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie, signora, molto gentile. Senta, io chiamo dalla provincia di Cosenza e chiamo per una richiesta. Siccome vedo tutti questi cuochi pasticceri bravissimi, splendidi, non ho mai visto fare un dolce al cucchiaio tipo la panna cotta o il budino, che a dir la verità sì, sono molto eleganti, si è presentati su un tavolo, no? Sì, è vero. Signora, se mi guarderà in futuro, io li farò questi piatti, perché a me piacciono. Farò la panna cotta e farò anche il cream caramel. Ah, perfetto, perfetto. Okay. Non sapete quando, vero? Dipende, Simona, non lo so se mi inviterà più, comunque. Dipende, signora, non lo so, devo pensarci seriamente, ma no, che lo rivedrete presto e non posso comunicarvi il giorno esatto perché dovete seguirci tutti i giorni come è giusto che sia. Però vi assicuro che li faremo, va bene? Grazie mille. Grazie a lei, grazie, arrivederci. Arrivederci, signora. Ci penserò, allora. Ci penserò. Grazie, Simona, sei gentilissima. Allora. Sì, mettilo il fornello, sì, che adesso lo prepariamo. Qua, questo è acceso, Paolo, se vuoi puoi venire qui. Intanto allora, cosa ci serviranno le fragole? Le fragole poi ci serviranno per metterlo sulla crostatina. Comunque io vorrei fare una cosa, cominciamo a fare le crostatine. Bravo, anzi, ecco. Facciamo un'altra cosa meglio ancora, togliamo. Mancano 15 minuti, Ce la facciamo. Di quanta cottura necessitano le crostatine? Beh, 10 minuti comunque. 10 minuti. Ok, scusa Simona, se ti... Sì, prego, prego. Allora. Ecco qua le seppie uscite dal forno, guardate che meraviglia. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono la signora che parla da Crotone. Da Crotone, signora. Buonasera, benvenuta. Volevo sapere, la crema... E come si fa, con latte caldo o freddo? La crema quale, scusa? La crema pasticcera? Sì, io la porto, non la faccio bollire, a bollore, diciamo, prima di bollire aggiungo il composto. Quindi prima di far bollire il latte? Sì. Il latte caldo? Questo latte caldo, sì. Questo lo possiamo dare ai nostri ospiti. Sì. Signore, il latte era caldo, glielo spiego io perché lui sta cucinando, magari non si concentra. Il latte era caldo, e poi abbiamo aggiunto il composto di uova, amido di mais e zucchero. E l'abbiamo aggiunto, va bene? Sì, la ringrazio tanto, complimenti. Grazie signora, arrivederci. Allora. Arrivederci signora. Prepariamo. Sì. E finiamo con le crostatine perché magari questo potevamo farlo anche dopo, ecco. Okay. Qua, grazie mille. Perfetto. No, non li voglio fare morire di fame. Vai. Ok, andiamo. Vai con le crostatine, vai. Andiamo con le crostatine, allora. Aspetta, siamo troppo. Quindi prendi un pezzo di pasta frolla, vediamo. Pronto? Allora, Se va a abbassare il volume del televisore, pronto? Pronto, Simona? Ah, ciao, sì, prego. Senta, il calamare li ha scaldati prima, perché non l'ho visto quel passaggio lì. No, a crudo li abbiamo messi. Ah, l'ha fatti di crudo? Sì, però... va bene. Comunque, se uno vuole li può anche sbollentare. Ha spiegato che chi vuole può anche metterli sbollentati nell'acqua calda, sì. Va bene, questo che non ho visto questo passaggio... Va benissimo, va bene. Ok, grazie Claudia, ciao, un bacio a te, ciao. Io intanto che tu fai le crostatine vado a fotografare questi meravigliosi piatti che sicuramente troverete su ricette.telespaziotv.com con il video della serata e gli ingredienti esatti. Domenico, per favore, spiega tutto ciò che io adesso sto, diciamo...
metto la pasta frolla nei pirottini, così facciamo, così come siamo a fare le nostre crostatine. Sì. Per velocizzare, naturalmente sto usando le mani, anche se si potrebbe estendere prima con diciamo un stendipasta. Anche se, diciamo, se tu avessi ascoltato me... Hai ragione, Simone. Ma vedi, tu sei la voce della saggezza, Simone. Avremmo già fatto, vero? È vero. Ok. La voce dell'esperienza. Quindi dicevi, facciamo le formine per le crostatine. Sì, facciamo le formine per le crostatine e poi li mettiamo nel forno. Solo le crostatine? Le riempiamo dopo? Sì, li riempiamo dopo a cottura. Ah, ecco, capito. Perfetto. Tanto l'acqua che sta bollendo per il nostro pesce, sì. Lo faccio io? Dimmi. Sì. Allora, poi dovremmo aggiungere la colla di pesce, possiamo abbassare un attimo? Possiamo abbassare qui? Dobbiamo aggiungere lo zucchero, sì, e la colla di pesce. Per fare questa gelatina che ci servirà poi. Che ci servirà poi per, diciamo, per non fare diventare nero il... Intanto tu continua, io giro, dai. Sì, ok. Vai. Lo puoi anche togliere dal fuoco comunque. Ah, posso toglierlo dal fuoco, sì, e giro. Come okay. Mai posso toglierlo dal fuoco? Okay, okay. È perché adesso si scioglierà da solo. Si scioglie la colla di pesce e poi si solidifica? Sì, ma quando poi si raffredda si solidifica. Basta girare? Sì, perfetto. Ok, perfetto. Mi dici il tempo, Simone? Stiamo riempendo le formine per le nostre crostatine che andranno in forno. A quanti gradi e per va quanto bene, tempo? 10 minuti, 15 più o meno. Quanto? 10 minuti. 10, 5. A quanti gradi e per quanto a tempo? 180. 180 per quanto tempo? 10 minuti. Vai, domenica la pagherai molto cara, vieni ad informare. Informiamo, okay, perché eri stato ampiamente avvertito, vero? Sì, è vero, hai ragione. Ok, comunque io ti metto ansia, va bene. Ah, perché stiamo bucherellando? Bucherelliamo per evitare che si gonfia troppo la pasta frolla, però come è combinata qua non lo... lo garantisco. Allora, le crostatine le abbiamo fatte vedere, abbiamo fatto okay. vedere la crema, abbiamo fatto vedere la gelatina. Praticamente quando usciranno dal forno le nostre crostatine, che cosa faremo? Poi vedi, aggiungiamo, Simona, sto aggiungendo dei fogli di carta da forno e ci mettiamo sopra delle fagiole. Fagioli per non farlo gonfiare. Per non farlo gonfiare nel centro. Mettiamo perché... quindi una carta, un pezzettino di carta da forno, sì, e dei fagioli per non far gonfiare. Sì, e li possiamo mettere velocemente nel forno. Velocemente. Velocemente, sì. Sì, ok. Sì, sì, possiamo mettere. Velocemente. Ok. Vedi come sono bravo. Bravissimo. Infatti veramente. Ok, io mi Ok, inforniamo a 180 gradi per sì. una decina di minuti yes. circa. Perfetto. Ok, mi taglio le fragole. Intanto regia, se ci dici i tempi. 8 minuti, quindi quando vuoi cominciamo con il riepilogo. Okay, va bene. Tieni Paolo, grazie. Lo sciroppo per le crostatine è questo, giusto? Quindi diamo gli ingredienti per lo sciroppo. Sì, acqua, zucchero e 2 foglie di colla di pesce. Ecco, grazie regia, magari l'abbiamo ripetuto. Comunque diamolo per le crostatine, per lo sciroppo, 2 fogli di colla di pesce, 100 ml di acqua, 50 g di zucchero. Abbiamo portato ad ebollizione circa l'acqua, abbiamo aggiunto lo zucchero e la colla di pesce.
che precedentemente abbiamo mollato nell'acqua fredda.